Mio caro piccolo Eugène, ho avuto il piacere di ricevere molte tue lettere. Tu sai che la scorsa domenica ho cantato per la duchessa di Berry. Ho fatto furore. Poi ho cantato per la contessa Merlène, che ha organizzato una bella riunione, nella quale ho riscosso tutto il successo cui potevo aspirare. Non si fa altro che parlare del mio metodo, della mia voce e del mio modo di cantare. Ma quando Rossini e la sua signora, che nella sua vita non fa mai un complimento, accorre a braccia aperte ad abbracciarmi e a farmi mille complimenti al cospetto di un gran numero di persone, mi accorgo che tutti sono incantati da me. Addio, mio caro Eugène, ti abbraccio con tutto il mio cuore.